dopo l'ennesima alluvione in pianura, le nevicate imponenti in montagna, siamo all'ennesima conta dei danni. Avete quantificato le perdite o ancora troppo presto? Siamo con l'assessore Franco Manzato, l'assessore regionale alle politiche agricole. Sì, è presto perché ovviamente stiamo aspettando un po' che anche l'acqua cali e poi vedere cosa rimane sul campo, anche per contare le carcasse, che per esempio nel Pradeigai sono ingenti, però ovviamente stiamo già monitorando attraverso Avepa tutta la situazione nei prossimi 10 giorni. Questo ci consente poi di fare una valutazione sulle decine di milioni di euro di danni che sono avvenuti. Ovviamente noi cercheremo di intervenire abbastanza rapidamente, uno attraverso il ripristino del potenziale produttivo, attraverso l'azione che sta facendo in maniera molto forte e incisiva la Protezione Civile. Poi stiamo facendo le delimitazioni che ci consentono di valutare i danni che non sono assicurabili, quindi attraverso poi interventi finanziari cercheremo di dare un ristoro. Poi ovviamente attraverso una gestione assicurativa per il prossimo futuro di tutto il territorio del Veneto, anche per chi non è assicurato, perché è determinante questo anche in futuro, perché non possiamo più gestire queste situazioni che dovrebbero, una volta si verificavano una volta ogni 40 anni, oggi si verificano una volta ogni 2 anni, 3 anni, e poi invece per l'assetto del territorio, per la tutela del territorio attraverso un'azione di plurifondo, cioè i fondi dell'agricoltura, ma anche i fondi dell'ambiente, anche i fondi infrastrutturali devono mettersi insieme per salvaguardare tutto l'ambiente anche per il futuro, e questo vuol dire un'azione congiunta tra vari assessorati. Risorse in concreto disponibili nell'immediato? Beh, ci sono sicuramente nel piano operativo nazionale, sono stati messi proprio 20 giorni fa, chiusi, circa 300 milioni di euro per il piano irriguo nazionale, che si deve intendere allargato anche ovviamente alla bonifica. Poi interverremo attraverso il ripristino della legge 2585, così come è conosciuta, per immettere delle risorse che vadano a intervenire per quelle aziende che hanno ricevuto dei danni, e poi ovviamente le risorse legate al piano assicurativo. Non escludo che si facciano anche delle misure specifiche, come dicevo prima, plurifondo all'interno del piano di sviluppo rurale regionale, proprio per intervenire nel territorio per l'assetto generale del idraulico. Oggi si sono fatti i conti sull'immediato, ma soprattutto si è tracciata una strategia per il futuro. Sì, questo vuol dire avere la responsabilità da parte non solamente del comparto agricolo, ma anche dell'ambiente, della genio civile, di tutti i comparti che in qualche modo hanno a che fare con l'assetto del territorio, di poter fare un'azione comune, strutturata, strutturale, e che possa mettere in sicurezza per i prossimi anni il territorio, perché vediamo che oggi i cambiamenti climatici non sono una volta ogni 40 anni, ma una volta ogni 3.